Stai viaggiando con noi. La senti l'energia? Mi sta portando via. Perché? Perché? Ma non darmi le ste notizie. Ma aspetta prima, chiedi scusa ai geometri. Perché scusa? Minchia, hai voluto fare un pieno che si sono incazzati i geometri. Non è colpa nostra, quello è il dopoguerra, è stata la mafia. Chi l'ha scritto? Dove? Sugli sms, quelli che non caghiamo mai. Io invece sto cominciando a leggerli. Sono arrabbiati i geometri. I geometri, sì, perché dicono non è colpa nostra. Noi andiamo a risolvere i casini che fanno gli architetti, così dicono i geometri. Poi hanno scritto gli architetti che hanno scritto che loro risolvono i casini fatti dagli ingegneri. Vabbè. Stiamo aspettando un messaggio da Dio per vedere su chi scarica la colpa. Allora, bisogna anche calcolare che l'Italia purtroppo nella seconda guerra mondiale è stata rasa al suolo in gran parte, soprattutto Milano per esempio. No? Sì. Però io dico, quando tu hai un palazzo che è sopravvissuto ai vari bombardamenti, no? Cioè, ed è un palazzo storico tipo del 1800, bellissimo, le sue belle persiane, non puoi fare di fianco uno scatolone di merda con le finestrelle, cioè tutto, sì, sembra una scatola di scarpe. Però tu pensa, quando hanno costruito il Colosseo, no, Romano medio che diceva, vedi sto cazzo di insalatiere che ci hanno ficcato in mezzo alla città, ci stavano i fori, erano tanto belli. 2000 anni lo ammiriamo, quindi non puoi sapere. No, nel medioevo lo dicevano, perché non sapevano che cazzo servisse. No, dai, bisogna essere onesti, ragazzi. Cioè, mi dispiace, io non è che ce l'ho coi geometri, però in quel caso lì, Milano in modo particolare è stata affidata ai geometri. E i geometri notoriamente non sono architetti. Però. Cioè, sono bravi a fare il lavoro del geometra, ma a livello di gusto, sinceramente, cosa cazzo vuoi? Marco, però i danni sono stati fatti negli anni 70. Sì. No, 60. No, 70, perché i palazzi schifosi che ci sono a Milano, sì, e io te lo posso dire, ne ho un sacco di proprietà. Ma chi? Ma veramente? Ma Marco, basta con sta storia, che la gente ci crede che non è un euro, dai. Ma sono prestato 100 euro ieri sera. Che li ho messi lì. No. Poi ho visto uno che li ha rubati. Vabbè, io dai. Della cosa. Sì. E l'hai visto? Ecco. Basta! Basta! Quanto ti deve ancora, Pippo? Mille? No. Il fischiettare mi tu che gli dicevi i soldi. 100, fantastico. 100, due gambe. 100 erano le mie. No, giro, ho dovuto pagare stamattina. Vabbè, finisci sto discorso. Allora, basta. Allora, tu vendevi case. Esatto, negli anni 70 hanno fatto uno sfracelo. Sì. Cioè, i riscaldamenti a pavimenti che ti facevano venire le caviglie così come collovati. Sì, perché c'era la moquette. Lì è stato fatto il danno. Nel dopoguerra, allora, hanno costruito bene. Hanno fatto tutti i super palazzoni, fascisti, non fascista, hanno recuperato quelli dell'Ottocento, ha fatto un bel lavoro. Sono gli anni 70. Gli anni 70 ma comunque erano in mano i geometri. Sì, geometri di chi? Di chi? Di chi? Delle mazzette che c'erano in quel periodo. Ah, era vero, ho capito. Scusate ragazzi, stavo raccogliendo dei non me ne frega un cazzo per la parrocchia di San Gaudenzio. Volete contribuire? Negli anni 70 allora. Cioè veramente, cioè, è un peccato. Poi soprattutto in città belle, cioè Milano non è bella, è brutta, però c'ha degli angoli bellissimi. Vero. Cioè, le poche zone che si sono salvate nel dopoguerra, tipo la Brera è bellissima. Quarto Giaro è fantastica. Pensa che Brera era la zona delle puttane. Era un cacatoio, poi Craxi se l'è comprata e adesso è diventata una zona in. No, veramente, è vero, era pieno di puttane. Io tra l'altro ho vissuto qualche mese in da puttana. Sì. E la casa di fronte dove stavo io era occupata da barboni, no? Cioè, ma una roba, non c'avevano l'acqua, una puzza di piscia. Ecco, vedi, adesso devi chiedere scusa alle puttane. No, vabbè. Okay. Ma è possibile che qua non si possa mai dire niente che si offende sempre qualcuno? Ma che cazzo lo ascolti a fare lo Zola? Sono 17 anni che andiamo in onda, 17 anni che me la prendo con tutto e tutti. Se sei uno che se la prende, vai a fare in culo. Cioè, il problema tu non ce l'ho io. Bravo. A me quando mi danno dell'incapace, dell'ignorante, sì, vabbè, mi dispiace, però non è che faccio gli articoli, le robe. Però Marco, scusa, quando insulti le puttane poi insulti anche gli avvocati. E non si insultano le mamme degli avvocati. No, io quando insulto i figli di puttana mi riferisco a notai e commercialisti. E spaino, ovviamente. Ragazzi, dovete saperlo. Mazzoli è uno squilibrato. No, non è vero. E io sono Zeno Missirizzi. Fidati che funziona. Ah, vai. Mazzoli è uno squilibrato. Sì, pazzo. È un pazzo di merda, non lo vedi? Guarda gli occhi. Gli occhi da pazzo. No. Si vede che spava anche. Guarda, lui spava. Noi abbiamo assunto un pazzo in sta radio. Voi non l'avete capito. Alla sindrome bipolaretto, pensa di essere un orso di ghiaccio.
Ma vai avanti, che magari serve. Vai, vai. Sì. Vai. Ciao, io sono Gino Franchi. Sì. Ciao, io sono Buzubi Bababa. Ah, piacere. Ciao, salve. Mi hanno assunto. Comunque, Mazzello è un pazzo, uno squilibrato. Vedi, uno che viene in giro con le Ferrari in già una lira. Cioè, un malato, uno che sta tutto il giorno in ufficio con il computer. Questo è Evolution, Evolution. La musica, la musica. Voi dovreste vedere quello che confida la sua rubrica segreta. Ma c'è uno che sveglia sua moglie scorreggiandosi in mano e lanciandogli la scorreggia. Ma secondo voi ha senso quello che dice, certo, al microfono? Certo. Perché sei un pazzo. Perché? C'è il microfono qua attaccato al collo. Dove cazzo devi andare? Vabbè, allora, ognuno di noi poi dopo si sfoga tipo sui social, c'è chi si sfoga con gli amici, la masturbazione, chi va a mignotte, chi va con la mamma di Alan e chi scrive al proprio diario, e ce n'è uno in particolare con cui ci colleghiamo, prego.